vi lasciamo con le immagini di questa bellissima video installazione su Caravaggio, l'artista che col corpo ha insegnato la modernità più di qualsiasi altra grande artista dei suoi tempi. Deciso di dividere la videoinstallazione in 8 scene che si svolgono per 48 minuti in contemporanea, quindi una specie di film diviso in 33 schermi, diciamo, che riproducono differenti momenti dei quadri che andiamo a visualizzare, divisa quindi in 8 scene, e queste 8 scene, che come se fossero 8 scene teatrali quasi, sono la luce, sono il naturalismo, sono la teatralità, la violenza. E poi abbiamo dedicato due momenti speciali a due quadri, uno molto discusso ma che ci ha permesso di fare un momento molto bello, che è il momento del Narciso, che noi chiamiamo l'enigma del Narciso, la Medusa naturalmente, e alla fine di questo percorso facciamo una chiusa con un passaggio sulla vita e i luoghi in cui ha vissuto Caravaggio, e un finale, muore l'uomo, l'arte sua diventa immortale, facciamo una pinacoteca virtuale di tutti i suoi quadri come conclusione di quest'opera. Prima cosa, la luce come elemento rivelatrice, quasi la luce divina, divina e terrena allo stesso tempo, che si vede ai personaggi. Per cui, come primo passaggio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il quadro suo, dove la luce è veramente iconica, dove la luce è veramente importante, che è la vocazione di Matteo, e l'abbiamo tridimensionalizzata. Per cui partiamo proprio con una indagine quasi scientifica, con un passaggio di luce tridimensionale dentro l'opera La vocazione di Matteo. Un secondo passaggio sulla luce, la luce rivelatrice e terrena divina allo stesso tempo, permette di scoprire i personaggi che escono dall'oscurità. Il modo di dipingere di Caravaggio è proprio: parte da un fondo nero e tira fuori con un fascio di luce molto netto, molto cinematografico appunto, e li rivela, ce li rende visibili. Quindi abbiamo scontornato con una tecnica grafica tutti i personaggi dei suoi quadri, abbiamo levato quello che poteva confondere, quindi la composizione, il fondo, la scena teatrale, e quindi facciamo un passaggio immediato all'interno dei personaggi rivelati dalla luce. Naturalismo, secondo capitolo. Caravaggio giunge a Roma, è ventenne, ed è subito si impone per la sua capacità di ritrarre la realtà. È molto bravo ed è utilizzato negli atelier degli altri pittori che lo accolgono nella loro bottega per le nature morte, quindi è veramente un maestro della natura morta, ed è anche un maestro nel ritrarre la realtà. Difatti le sue opere giovanili sono quasi tutti i ritratti dei giovani compagni che lui frequenta, e noi abbiamo cercato di rendere questa eleganza anche nel tipo di allestimento architettonico che abbiamo fatto nella mostra. È costruita come una sorta di labirinto. Se vedete, ci sono dei piani, gli spazi sono tre stanze, sarebbero stanze vuote. Noi abbiamo costruito delle quinte su cui andiamo a proiettare, proprio per cercare di rompere questo equilibrio che poteva risultare monotono, e abbiamo cercato di fare un labirinto. Il termine ultimo sarebbe che quello che piacerebbe a noi è che il pubblico possa entrare dentro lo spazio come in un labirinto e perdersi. Più ti senti perso, più vivi l'esperienza di entrare nell'arte. Caravaggio Experience è un'installazione spettacolo. Utilizza la tecnica della videoproiezione immersiva. Ogni quadro viene rivelato attraverso il suo totale in un'infinita serie di dettagli che permette di approfondire la tecnica, i soggetti, le espressioni e la forma del corpo degli attori. Sono proiezioni di immagini ad altissima definizione che si sviluppano su pannelli altissimi, almeno 7-8 metri, in spazi abbastanza ampi. La relazione con lo spettatore è essere completamente immerso nell'opera d'arte e invitarlo a approfondire.
La musica deve essere un po' la cornice del quadro. L'idea principale è di dare in musica le stesse emozioni che ti dà lo sguardo della pittura di Caravaggio, e quindi quel senso appunto di mistero, quel senso anche di pathos continuo, questa luce che arriva e attraversa l'opera. L'idea era di non andare a intaccare la bellezza del quadro, ma cercare di renderlo più fruibile per certi versi e più affascinante per altri. Quando Stefano Fomasi di Fake Factory ci ha chiesto se volevamo partecipare a una nuova avventura, quella di realizzare una mostra di Caravaggio al Palazzo d'Esposizioni di Roma, un'esperienza nuova, un'esperienza virtuale, siamo stati entusiasti di aderire. Caravaggio Experience, un'altra straordinaria occasione per Canon Italia per portare la tecnologia al servizio dell'arte. Questo non è altro che un tassello all'interno di un progetto che abbiamo lanciato come Canon Italia qualche mese fa. Imaging of Italian Excellence si propone di valorizzare tutto il patrimonio culturale, paesaggistico, ma anche industriale rappresentato dalla moda, dal design, dal cibo, attraverso il linguaggio dell'immagine, di cui Canon è assolutamente un protagonista a livello mondiale. All'opera abbiamo 35 proiettori XID di ultima generazione che contribuiscono a favorire la visualizzazione per lo spettatore di questa mostra, che si trova immerso in un tripudio di colori con una restituzione della stessa luminosità, dello stesso tratto pittorico che si può vedere dal vivo osservando un quadro reale di Caravaggio. Caravaggio Experience è uno show vero e proprio, quasi come se fosse uno spettacolo teatrale che si svolge avvolgendo gli spettatori che entrano e tema per tema, momento per momento, minuto per minuto vivono un'esperienza sensoriale, quindi audio, video e con essenze profumate, all'interno dell'arte di Caravaggio. Ma adesso abbiamo il sipario su uno dei più grandi pittori italiani di tutti i tempi, un omaggio attraverso la tecnologia a Michelangelo Merisi, più noto come Caravaggio. Un'esperienza in cui i dettagli che sfuggono all'occhio diventano protagonisti delle nostre emozioni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Adesso va molto di moda la tecnologia applicata all'arte. Questo è l'esperimento su Caravaggio che si può vedere al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Effettivamente l'uso della tecnologia permette di vedere dei dettagli che magari resterebbero inosservati ad occhio nudo. I volti di Caravaggio visti così da vicino hanno una bellezza meravigliosamente umana. Ma chi erano i suoi modelli? Guarda, tu giustamente hai detto, una bellezza meravigliosamente umana, ed è proprio questa la qualità. Erano giovani uomini e giovani donne della strada, delle taverne, delle osterie, dei bordelli anche, perché erano ambienti che lui frequentava, non soltanto lui,
ma anche molti artisti tra la fine del 500 e il 600. Quindi chi erano? Erano queste persone reali, concrete del popolo. Caravaggio dipingeva dal vero. Dal vero significa non solo che non passava attraverso il disegno o copiava le statue, ma attingeva direttamente dalle emozioni di queste persone, che erano emozioni vere, erano gente, queste erano persone che avevano conosciuto il peccato, la lussuria, qualche volta il delitto. E ci sono stati anche dei casi piuttosto scabrosi, perché pare che lui abbia utilizzato, anzi sicuramente ha utilizzato, delle prostitute per raffigurare anche dei soggetti sacri. Famoso il caso, per esempio, della morte della Vergine, in cui, secondo molte fonti, questo corpo sarebbe quello di una prostituta annegata nel Tevere. Non soltanto il dettaglio della pancia gonfia d'acqua faceva scandalo, ma anche i piedi nudi fino alle caviglie. C'è un altro quadro, che è la Maddalena Penitente, in cui c'è questa ragazza, anche qui una prostituta di 17 anni, che sembra quasi addormentata, stanca, molto probabilmente perché era stata punita. All'epoca non c'erano soltanto i peccatori, ma c'era anche questo esercito di persone che punivano anche i peccatori. Quindi qual è la grande rivoluzione di Caravaggio? Riporta la qualità umana, riporta il popolo nei quadri, vestiti proprio come le persone del popolo, e raffigurano il peccato attraverso